sono solo alcuni dei frammenti di questa tipologia di decori architettonici che abbiamo trovato. E vi invito a guardare la delicatezza e la precisione dei rilievi, in particolare dei decori vegetali, in particolare degli aspetti più tipici delle armature. E vi proponiamo in fondo una ricostruzione ancora teorica, perché la maggior parte dei frammenti è ancora in fase di studio, essendo stati scoperti ovviamente proprio l'ultimo, ecco, quello che vedete è stato scoperto neanche un mese fa, quindi sono tutti ancora in fase di studio. E questo è un pannello che è stato, la cui base grafica deriva dall'unico esemplare intatto che abbiamo, ovvero il dado basamentale della colonna di Traiano. Quindi diciamo che adesso andrà fatto uno studio molto più complesso e articolato sulla reale entità di questi cosiddetti pannelli con fregio d'armi e di cataste. I rilievi sono le armi. Sono le parti degli scudi, è la grande cornice che inquadrava questo pannello, la cui dimensione era doppia rispetto a quella che vedete, quindi una superficie molto ampia e che molto probabilmente doveva essere inframmezzato dai personaggi che vedete qui graficizzati, noti come i Daci, la popolazione della Romania sconfitta da Traiano, e dei quali abbiamo trovato anche numerosi frammenti, per l'esattezza, questi tre li vedete qui inseriti nella grafica, e che sono esposti e che per motivi di peso non sono stati portati qui e che sono già esposti nel museo in basso, nell'aula di Testata Sud. Ma diciamo che questo apparato in qualche modo era, tra virgolette, prevedibile in quanto parte dell'apparato architettonico del Foro di Traiano. Invece, cosa non era assolutamente prevedibile, era la scoperta di queste due ecco, il dettaglio è assolutamente chiaro. La finezza del trattamento, la bellezza della resa dei capelli, girando intorno il nodo dei capelli stretti dietro, una ciocca che ricade sul collo, il dettaglio degli attributi dionisiaci sulla parte superiore della testa, ai lati della scriminatura centrale, nonché la postura, eccoli. Nonché la generale postura e la resa classicistica di questo volto hanno permesso la sua identificazione con il dio Dioniso. Adesso lo studio è in corso, sarà nostra cura dargli una, diciamo così, una visione più completa con quello che poteva essere il suo corpo, comunque una figura stante, probabilmente in nudità nuda e sicuramente più grande dal vero, in base al rapporto dell'altezza della testa, doveva essere almeno di 2 metri la statua. Più grande dal vero anche la testa di Augusto. Eccola, purtroppo la parte del naso e una gran parte del volto è stata irrimediabilmente danneggiata, ma si percepisce ancora benissimo il trattamento della capigliatura e soprattutto la bellezza e l'incisività dello sguardo, che un tempo ovviamente doveva essere dipinto e dare vivacità all'intera figura. Anche in questo caso, in entrambi i casi, diciamo, sia per Augusto che per Dioniso, il ritrovamento è stato del tutto casuale. All'interno di materiali, di stratigrafie e di strutture di epoca medievale,
questi pezzi meravigliosi ormai decontestualizzati dal corpo e dalle strutture originarie dove erano destinate, erano stati reimpiegati in muri. Muri che dei quali facevano parte esattamente come una normale pietra o un normale masso. Questa è stata la cosa eccezionale, come nel video è comparso, per cui non ci si aspettava assolutamente di trovare questi esemplari così straordinari del decoro, dell'apparato figurativo del foro di Traiano, di cui malgrado la vastità e quindi anche il gran numero di statue che dovevano esserci, purtroppo a noi oggi è giunto pochissimo.